Ben ritrovati, nuovo appuntamento con Mondo Amaranto. Questa sera parleremo della bella vittoria dell'Arezzo Calcio Femminile che ha vinto il derby con il Perugia. Al femminile dunque è riuscito a giocare contro la formazione Umbra, visto che come per le vicende note, insomma, l'Arezzo maschile non è riuscito a poter disputare questa amichevole. Un 1-0 che insomma porta l'Arezzo Calcio Femminile davvero sempre più su e ben sopra anche le aspettative, possiamo dire, anche fino a un mese fa. E poi parleremo ovviamente anche del settore giovanile dell'Arezzo, in particolare questa sera soffermandoci sugli allievi nazionali o Under 17 Lega Pro, come si chiamano. Allora andiamo a salutare Lettra Fiorini, buonasera e Buonasera. bentornata. L'allenatore proprio degli allievi Amaranto, Alessandro Violetti, buonasera. Buonasera. E poi ritroviamo il nostro Riccardo Buffetti. Allora, Buonasera. io direi, Lettera, di vedere queste immagini che abbiamo scovato su sportperugia.it, che ci mostrano le immagini della partita che l'Arezzo ha vinto 1-0. Insomma, un altro tassello in più, no? Sì, è stata una vittoria decisamente importante, ma soprattutto sentita. È la gioia che c'è stato, che c'è stata nel vincere il derby contro il Perugia, penso che qualsiasi tifoso e qualsiasi atleta aretino, insomma, possa capirlo. È stato molto bello soprattutto il gol, come è arrivato, perché è arrivato da una calciatrice che lo sperava tanto. Nell'ultimo periodo l'aveva cercato tantissimo questo gol, infatti anche l'esultanza è arrivata subito sotto la tribuna, poi in panchina ad abbracciare la mister Ecco. Manuela Tessa. È stato veramente un momento emozionante. Non è stata una partita facile, soprattutto perché forse il punteggio sarebbe potuto essere anche diverso, ma il Perugia ha un portiere veramente formidabile. Marroccoli è proprio un gran portiere, e pensare che è una primavera, perché lei era lì in sostituzione del portiere titolare della prima squadra, Baiolo, e ha fatto veramente dei grandi miracoli. Quindi un plauso anche al Perugia, che comunque è una realtà calcistica anche molto vicina alla nostra, nel senso cerca di curare il suo vivaio e le sue leve, senza contare che comunque il derby è stato amaranto, quindi siamo più felici così. Ecco, tra l'altro immagino, insomma, poi ci sarà stata particolare euforia alla fine, no? Sì. Perché anche la giocatrice che era qui la scorsa settimana, insomma, ci aveva fatto capire di quanto ci tenesse la squadra, no? Sì, tenevamo moltissimo a questa vittoria, innanzitutto perché ci permetteva di poter raggiungere appunto in classifica il Perugia, agganciare questa metà della classifica che per il momento è assolutamente un traguardo molto importante, visto comunque il percorso che abbiamo fatto, e continuiamo anche questa cosa dell'imbattibilità esterna ormai da diverse giornate consecutive. Quindi spero che anche questa vittoria ci sia di slancio per poter riuscire ad agganciare finalmente la prima vittoria casalinga nel prossimo turno. Ecco, Riccardo spera finalmente di poter annunciare questa vittoria. Se gli fate questo piacere, ve ne Ci saremmo proviamo. grati. Sì, effettivamente ci speriamo, visto che l'anno scorso comunque era Lorentini il campo, diciamo, il dodicesimo uomo in campo per ragazze Amaranto. Quest'anno è sembrato un po' il contrario, diciamo, in questo modo. Per Verdi, coronamento di inizio di stagione è perfetto, perché sta davvero conducendo bene il centrocampo di Arezzo insieme a Baracchi. La classifica sorride finalmente Arezzo, che dice più 15 sull'ultimo posto, che ricordiamo retrocede solo una squadra dalla Serie B, più 15 che possono portare Arezzo a, diciamo, migliorare il progetto che c'è in corso. Ecco, questi sono i risultati. Castelvecchio, teniamoli pure, Castelvecchio Marcon 2-1, Gordige Federazione San Marinese 1-2, l'Arezzo l'abbiamo detto, Limolese partita rinviata col Sassuolo, Niotin Ferrara batte Udinese 3-2, stesso successo per il Vittorio Veneto sul Calcio Padova 3-2, poi Virtus Padova, La Saponeria Pescara 6-1 per questa classifica, dove il Vittorio Veneto è sempre in testa a 31, Sassuolo 26, Castelvecchio e Calcio Padova 24, Niotin Ferrara 23, Marcon 17, Arezzo 16, insieme al Grifo Perugia, poi Federazione San Marinese 14, Udinese Imolese 13, Gordige 9, Padova 5, La Saponeria a quota 1.
Riccardo, anche a vedere queste immagini, ma già l'avevo notato anche nella scorsa partita, si vedono anche dei gesti anche in questo gol, ma anche altre conclusioni che abbiamo visto e anche nella partita scorsa, cioè si vede un, mi sembra, un progresso netto anche proprio nel modo in cui le giocatrici arrivano a calciare la palla, soprattutto alcune sì, sembra più, evidente. Più fluido, sì. Cioè un possesso palla, poi le giocatrici sono messe bene in campo, si muovono bene, sovrapposizione a parte dei terzini sulle ragazze esterne. Vediamo che riescono ad arrivare molto meglio vicino alla porta e probabilmente il fatto che l'Arezzo abbia perso molti punti contro le squadre grandi è perché contro i piccoli riesce a finalizzare e riesce a concretizzare, invece contro squadre grandi, anche ricordiamo contro Newton Ferrara, il match pareggiato 1-1 l'ultimo casalingo, è mancato il gol alla fine, diciamo la concretizzazione dell'azione finale, e probabilmente questa è una pecca che Manuela Tessa può curare, perché manca solo questo Arezzo, diciamo, per giocarsela contro le big, mentre contro le altre vediamo che gli scontri diretti vengono tutti vinti, quindi probabilmente solo questa la mancanza di questo Arezzo che finalmente gioca bene e convince anche. Ecco, insomma, è quello che ci si aspettava, poi con il lavoro di Manuela Tessa era quasi una garanzia che accadesse, però insomma effettivamente si vede, no? Sì, tangibile. Sì, assolutamente, sono riuscite a trovare quegli equilibri giusti che poi ti permettono anche di portare il risultato in una situazione in cui in realtà la formazione è rimaneggiata, perché comunque avevamo diverse assenti importanti, avevamo Isotta Nocchi che purtroppo ha avuto un problema alle costole, quindi in questo momento è lontana dal campo, avevamo un'influenza Carolina Paganini, quindi insomma è stato fatto giocare fin dal primo minuto, ad esempio Gianna Tellini, che ha condotto veramente una partita impeccabile, però lei, ecco, è una titolare della squadra della Primavera, e allo stesso modo Agnese Zeghini, e Laura Verdi è stata riscoperta in un ruolo di trequartista, la stessa Giorgia Casula ha giocato più spostata in avanti, quindi insomma ci sono stati dei cambiamenti alla formazione classica, che però in realtà probabilmente hanno dato anche forse un input in più a livello caratteriale per riuscire a raggiungere la vittoria. Michele, Alessandro, da allenatore, come segui in generale, no, questa crescita di questo movimento del calcio femminile? Allora, sicuramente è una cosa interessante e piacevole, anche perché poi gli sport, secondo me qualunque sport si pratichi, è bello vedere proprio la differenza che c'è tra l'aspetto maschile e quello femminile. Su quello femminile incuriosisce proprio prendere proprio spunto dagli aspetti tecnici tattici, perché ecco, se parliamo ad esempio di calcio, no? Parlando di calcio, è ovvio che nel calcio maschile, il calcio è anche uno sport dove la componente forza è abbastanza predominante, no? Proprio sugli spunti individuali, sui punti. E quindi il calcio femminile a me invece mi sposta l'ottica proprio sulla parte tecnico-tattica. E sono delle sfumature che si vede proprio, dettano proprio la crescita di questo movimento. Eh sì, che poi è quello che fa la differenza, giustamente, no? Perché esatto. È quello che poi è il fulcro, giustamente, perché non ci può essere ovviamente il livello fisico, certo, no? O, certo, o la certo, velocità, certo. No? Certo. È ovvio che se uno si approccia a vedere la partita facendo epicentro dell'attenzione sul discorso prettamente atletico, è ovvio che si trova un po' disorientato. Invece a me piace andare a carpire proprio gli aspetti tecnici, tattici, allora danno veramente tanti spunti di riflessione. E poi, Riccardo, c'è da rimarcare questo che la Grecia è diventata presto una squadra, nel senso che anche questo si nota, no? È stata molto brava l'allenatrice, un'allenatrice di esperienza che ha vinto più che altro, quindi sa come mettere le ragazze in campo, sa cosa vuole dalle proprie ragazze, e le ragazze hanno saputo però anche accontentarla mettendosi a sua disposizione al 100%. Quindi sicuramente è stato questo che ha favorito anche l'inserimento di Manuela Tessa, un gruppo già compatto, diciamo, statura di anno scorso, insieme a qualche acquisto che ha favorito anche l'inserimento dell'allenatrice. Diciamo, all'età di questa situazione in casa, adesso ci sono due partite consecutive, perché siamo a cavallo tra giro di andata e inizio, esatto, di ritorno. No? Abbiamo Limolese ora nell'ultima giornata del girone di andata, e sarà una partita comunque tosta. Beh, l'unica squadra che ancora dobbiamo conoscere davvero sul campo, quindi sarà tosta. Ovviamente alla nostra portata, almeno questo è quello che dice la carta. E Manuela Tessa più volte ha detto che non c'è più una speranza di dover vincere in casa, ma diventa un imperativo a questo punto. Hanno preparato molto, molto bene
la partita in questi giorni, qualche assente ovviamente per via anche delle condizioni meteorologiche, abbiamo giocatrici che venendo dal Valdarno, dal Casentino, dalla Val Tiberina, insomma gli spostamenti sono stati resi, erano abbastanza difficoltosi, però la continuità c'è sempre. E poi riprendiamo nuovamente in casa con il Vittorio Veneto, e quella sarà una partita assolutamente in cui ci vorrà moltissima concentrazione. All'andata avevamo perso 3-0, era la prima partita, e comunque eravamo rimasti sull'1-0 per loro fino all'80esimo, quindi erano state comunque molto brave le ragazze a reggere anche dal punto di vista sia fisico che psicologico contro una squadra che è comunque retrocessa dalla Serie A e sta facendo un campionato per tornare appunto nella massima serie. Ecco, penso che a quota 16 ha scavalcato la metà, no, Riccardo, della classifica. L'Imolese con questa gara in meno si trova a 3 punti sotto. È un rollino, no, con queste 4 vittorie, ma tutte fuori casa. Tutte esterne, sì. Cioè, per le vittorie esterne è una media da zona alta. Assolutamente. Sì, riusciti a mantenere questo rendimento anche nelle partite interne, probabilmente staremo parlando di un altro campionato, però come diciamo anche inizio stagione Arezzo sei in Serie B e come obiettivo era la salvezza, raggiungere la salvezza. Secondo me obiettivo raggiunto al 90%, perché comunque sono 15 punti di distanza dall'ultimo posto, e un Arezzo che può sicuramente cercare adesso di dare più continuità al progetto facendo giocare anche le più giovani, diciamo, giocatrici della primavera, per cercare più esperienza per l'anno prossimo. Ecco, tra la pausa natalizia, insomma, da quello che abbiamo visto, non è stata, il panettone non è andato indigesto, no? Come a volte capita a certe squadre, no? Che dopo la pausa. No, anche perché loro non è che poi non hanno avuto, non hanno avuto molta pausa. Sono state torchiate. Sì, a parte appunto i giorni proprio, i giorni rossi di festa, quindi Natale, il primo dell'anno, così loro hanno continuato gli allenamenti regolarmente. Il 27 dicembre hanno fatto anche un amichevole con i giovanissimi di Mister Passalacqua, e quindi insomma non hanno avuto modo assolutamente di respirare. E ora poi ci sarà un'altra pausa invece, questa lunga, che non so come poi sarà gestita a livello di preparazione. Beh, sicuramente sì, dovranno, rifaranno un lavoro soprattutto sulle cose che sono mancate, andando molto a guardare sia soprattutto sotto il profilo tattico, sarà un lavoro di questo tipo. E sarà una pausa che appunto a livello di allenamenti non avrà pausa, cercheranno di inserire sicuramente qualche amichevole per non far perdere appunto la cifra del campo alle ragazze, e questa pausa sono 2 settimane, quindi insomma è abbastanza, 2 domeniche di pausa, quindi è abbastanza importante. E questa pausa è perché c'è qualche partita della nazionale? Sì, di solito sono pause che vengono inserite appunto perché comunque nei campionati già di Serie B, di Serie A ci sono degli impegni o delle rappresentative regionali o comunque nazionali, e quindi vengono inserite queste pause. C'era stata già anche a ottobre, infatti avevamo giocato le prime 2 partite di campionato e poi avevamo fatto questo stacco identico per 2 domeniche, ora ci sarà dal 19 di febbraio al 12 di marzo, quindi insomma avranno modo di fare le dovute considerazioni e rifinire quegli aspetti che magari ancora sono un pochino sotto il livello. Bene, ci fermiamo un attimo, tra poco entriamo a parlare del settore giovanile dell'Arezzo, vedremo poi i risultati, vedremo le immagini degli allievi e poi li conosceremo, appunto i 3 rappresentanti della squadra allievi che sono con noi questa sera. A tra poco. Eccoci tornati. Allora, la Berretti riposava questa settimana, vediamo però brevemente cos'è successo, diamo un'occhiata al girone dell'Arezzo, al girone C, l'Arezzo che ha 12 punti, 4 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte, fin qui il cammino per la squadra di Elvis Abbruscato, comanda in classifica il Tutto Cuoio seguito dal Prato, Tutto Cuoio che ha vinto 2-1 in casa della Viterbese, come abbiamo visto. Vediamo la classifica con il Tutto Cuoio a 26, Prato 25, Livorno e Siena 23, Lucchese 18, Pistoiese 17, Gubbio, Arezzo, Lupa, Roma 16, Carrarese 13, Pontedera 10, Viterbese 6 e Olbia 4. E ora siamo a vedere gli allievi, vediamo i gol di questo 2-1.
La ripresa del campionato della formazione allievi nazionali Under 17 Lega Pro L'Arezzo, che è allenato da Alessandro Violetti, che viene da un periodo favorevole, due vittorie consecutive con le quali la formazione Violetti si sta riprendendo. Prima la vittoria 2-0 in casa della Pistoiese, poi il successo con il Livorno per 2-1 prima della pausa, 6 punti che hanno permesso all'Arezzo di risalire dalla zona bassa della classifica, e quindi insomma si apre sicuramente un girone di ritorno che potrebbe essere più interessante. Masetti, De Foglio, Arezzo che cerca di ripartire, Chioccioli, palla verso Billi che è in posizione abbastanza solitaria, ritardo Menapace, Billi arriva in aria, finisce a terra, calcio di rigore, contatto Menapace, Billi, può essere la svolta positiva per l'Arezzo, ammonito anche Menapace, parte Ricci, sinistro spiazzato, il portiere scatena e su questo gol finisce il primo tempo. L'Arezzo chiude in vantaggio 1-0 proprio in extremis, il calcio di rigore di Marco Ricci che porta 10 i suoi gol stagionali, va in doppia cifra, porta l'Arezzo avanti 1-0, un primo tempo combattuto contro un'ottima Lucchese, che subito recuperato da Del Carlo, che aveva tirato dopo pochi secondi all'inizio del primo tempo, stavolta la smista su Belluomini che rimette in mezzo, attenzione al tocco sbagliato che favorisce il gol di Grossi, immediato pareggio della Lucchese su questo errore di De Foglio, ha pareggiato la Lucchese con Grossi, si deve ribattere, punizione, vediamo un po', Ricci è stato baciato da Calussi, vediamo un po' se porta fortuna, parte Ricci, cerca la battuta verso la porta, meravigliosa punizione di Marco Ricci, la doppietta, il gol del 2-1, il bacio di Calussi gli ha portato bene, ha trovato una gemma su calcio di punizione, l'Arezzo passa in vantaggio di nuovo con il suo bomber Ricci, sono 11 con questo, una straordinaria punizione, una parabola spettacolare, nulla da fare per il portiere Scatena. Una parabola bellissima, l'Arezzo in vantaggio dunque al 31esimo, 2-1, nuovamente avanti la formazione Amaranto. Per il lavoro che stanno svolgendo all'inizio dell'anno, faccio un esempio tangibile, una partita come questa nel giro d'andata l'avremmo sicuramente persa, perché magari sulle caratteristiche fisiche, come hai visto oggi, sì, soffriamo un pochino, no? Perché gli altri hanno più struttura, noi anche oggi avevamo un campo dall'inizio, 5 ragazzi del 2001, ne sono entrati altri 3 e quindi da questo punto di vista un po' paghiamo dazio. Con l'esperienza, gli allenamenti, il percorso di crescita che stanno facendo, capiscono sempre di più quando marcare lo spazio, quando marcare l'uomo. Poi per quanto riguarda la fase di possesso palla, invece devo dire che anche oggi, nonostante un terreno molto impegnativo e difficile, come idea di calcio hanno sempre cercato sviluppo basso, perché dico sempre che è fondamentale, al di là delle difficoltà atmosferiche o avversarie che ci possano essere, che loro portino avanti i loro principi di gioco. E da questo punto di vista, ragazzi, sono una soddisfazione incredibile. Non perdono mai la propria identità, quindi sono veramente contento con loro, perché poi i risultati, come dicevi giustamente te, aiutano a lavorare meglio e a prendere sempre più convinzione in quello che facciamo. Allora, hai detto nel dopo partita, no, all'inizio non l'avremmo vinta questa una partita tipo questa. Certo, se questa attesta proprio il percorso di crescita, come dicevo prima, che stanno portando avanti i ragazzi, che poi io credo che a tutti i livelli i meriti sono sempre dei giocatori, no? Cioè, un allenatore ha il dovere, quanto più nel settore giovanile, ha proprio il dovere di trasferire le proprie competenze e i principi di gioco ai ragazzi, portarli a lavorare ad un'intensità così tanto elevata che gli permetta poi di saper scegliere quale abilità tecnica e fisica sia appropriata ad utilizzare al momento, ma poi dopo gli artefici in campo, coloro che scelgono, coloro che interpretano al meglio quanto ho appena detto, sono loro. È ovvio che avere giocatori che hanno abilità tecniche che, come abbiamo visto prima, no, su un piazzato ti possono risolvere una prestazione, sono parti dove l'allenatore non incide, cioè, il lavoro dove incide l'allenatore è tutta la preparazione che c'è prima della gara, quindi portare i ragazzi a capire come affrontare un gesto tecnico, come affrontare un gesto tecnico a alta intensità, proprio la cultura del lavoro, la cultura della conoscenza dei mezzi che servono e delle abilità che servono per giocare a calcio.
Questo è quanto noi cerchiamo di fare. Da questo punto di vista, come ti ho detto a fine partita, io sono estremamente contento, perché l'applicazione loro proprio nel migliorarsi, proprio nell'impegnarsi a salire sempre quello scalino successivo è costante e veramente notevole. E quindi questo poi dà grande soddisfazione quando si notano poi i ragazzi che in questo processo di crescita arrivano a togliersi grosse soddisfazioni, proprio come quelle che si stanno togliendo adesso. No? Io ho sempre detto, anche nei momenti in cui i risultati non arrivavano, credete in quello che stiamo facendo, dedicateci il massimo, poi dopo il giorno di ritorno faremo i conti, ci confronteremo. È quanto sta accadendo e il giorno d'andata era stata persa su certe situazioni, il giorno di ritorno sulle stesse identiche situazioni è andata diversamente. Vediamo allora un attimo il quadro. Modena-Siena 6-0, Pontedera-Tutto Cuoio 2-1, Gubbio-Viterbese 5-2, Livorno ha vinto a Pistoia 1-0 e Carrarese è sconfitta dal Prato 3-1. Per questa classifica il Prato ormai è inarrivabile, penso, 36, anche il capocannoniere del girone, poi Modena 25, Pontedera 24, Livorno 22, Gubbio 21, Carrarese 16, Lucchese Viterbese 15, Larezzo 13, Siena 9, Tutto Cuoio 8, Pistoiese 7. Sarà un weekend che ci saranno i derby con il Siena. All'andata vi siete tolti. Vinciamo 2-1. Allora andiamo a conoscere qui, cominciamo subito col bomber, il capocannoniere della squadra, vieni Marco. Marco Ricci, allora, intanto complimenti, perché grazie. Spiegaci questa punizione, come ti è venuta in mente. Niente, ho parlato con Chioccioli, ci siamo messi d'accordo, e ho deciso di tirare sopra la barriera e è andata bene. Un'altra doppietta, cioè, lui hai messo il timbo in quasi tutte le partite, diciamo, per ora. Ne hai saltate poche che non hai segnato, Alessandro è un attaccante che con il lavoro di squadra, no, in certe situazioni fa vedere, no, quello che è il grande filico la porta. Certo, è un attaccante che sulle abilità tecniche ha grandissime competenze già attualmente. E, come dico sempre, no? Cioè, se si vuole togliere le soddisfazioni non basta solo quello, sulle abilità dove è già competente deve continuare a migliorarsi, su quelle dove è un pochino meno competente deve lavorare per migliorare ulteriormente, perché poi il calcio è fatto di due fasi, però devo dire che l'applicazione che ci mette è tantissima e sono sicuro che questi sono solo punti di partenza per lui. Se ci crede veramente, ha voglia di migliorarsi sempre, è solo un punto di partenza. Tanto è il vice capocannoniere del girone, no? A parte, non mi ricordo come si chiama l'attaccante del Prato, ma insomma, poi ci sei tu dopo, quindi. Senti, dov'è che devi crescere, secondo te, come dice il mister? Sul piano atletico, di aiutare più la squadra, sul piano atletico, la forza fisica, e poi di cercare di migliorare, cioè, le cose che è un po'... Sono competente. È competente, direi che è abbastanza competente. Andiamo avanti, ti chiami? Buonasera, è Diego Crocini. Allora, dov'è che siete cresciuti di più rispetto a alle prime partite? Alle prime partite siamo cresciuti più tatticamente e anche tecnicamente, perché ci troviamo di più come gruppo e ultimamente stiamo lavorando molto bene, perché abbiamo degli obiettivi che vogliamo portare in fondo per toglierci delle soddisfazioni. Cioè, vincere questa serie di vittorie penso sia un aiuto, no? Sì, molto, comunque anche per il morale, per il gruppo, è molto importante. Ora c'è di nuovo il Siena, l'andata, come dicevamo, l'avete già battuto. E sì, l'abbiamo già battuto 2-1 l'andata e noi andiamo lì certamente per vincere e speriamo di ribatterlo. Tanto Riccardo, avevi commentato quella partita, e che ricordo hai? Sì, è stata una bella partita vista da... come commentatore, insomma, ricca di emozioni, poi Arezzo ha tenuto meglio il campo e è passato per 2-1, quindi io l'ho vista abbastanza bene quella partita, sia come gioco che come livello di intensità, quindi vedremo poi nel ritorno se effettivamente Arezzo è riuscita a mantenere e a migliorarsi sotto quegli aspetti. In che ruolo giochi tu? Io centrocampista centrale. Ok. Bene, andiamo a salutare, ti chiami? Tralci Guido. Allora, tu sei entrato nel secondo tempo, se non sbaglio, sì. Ecco, quindi eri già sul 2-1, eravamo? No, sì, no, ancora no. Sul 1-1. Come una partita che poi erano abbastanza
scalti, no? L'abbiamo detto anche dopo la partita, nel senso gli attaccanti, il Auferio, il 9, ma anche Del Carlo, no? Che fin dai primi secondi sulla fascia correva e avevano un certo mestiere, insomma. Sì, certo, erano molto bravi tatticamente, ma siamo riusciti, io insieme ai miei compagni, a contenerli. E... sì, perché poi dopo il 2-1, insomma, mi pare che la gara sia indirizzata abbastanza, sì. Sì, tranquillamente. In che cosa potete crescere ancora? Sicuramente sul lato tecnico e tattico, visto che noi ancora ci stiamo lavorando con il mister durante gli allenamenti e ci stiamo applicando, secondo me, anche molto bene, e grazie al mister ci farà crescere e ci dirà lui i vari come ultimamente cresce. Ovviamente si spera che qualcuno di voi, insomma, poi lo vediamo anche con la maglia dell'Arezzo qualche anno. Auguriamocelo, no? Si lavora per questo. Si lavora per questo. Oppure capita, come è successo al portiere, grazie dei giovanissimi, no? Che è stato visionato dall'Empoli ed è andato a giocare nell'Empoli. Adesso fa questa esperienza che Sì. Decisamente insomma, una bellissima occasione. Segno che insomma, società come l'Empoli seguono l'Arezzo. Certo. Seguono... Sì, ma io dico sempre, ragazzi, cioè, quando meno ve l'aspettate è il momento buono, che ci sono tantissimi occhi addosso che vi stanno guardando, perché comunque le società nel calcio attuale in modo particolare c'è molta attenzione ai ragazzi, insomma, dei settori giovanili. Mi auguro che ce ne sia sempre di più, perché anche perché ci sono veramente tanti piccoli talenti. Poi dopo ai ragazzi vanno creati i percorsi giusti, perché comunque passare da settori giovanili al calcio dei grandi è comunque un cambiamento importante, quindi vanno accompagnati questi ragazzi nei percorsi. Però vediamo i giovanissimi anche che cosa è successo in questa giornata. Come al solito l'avversario è lo stesso, l'Arezzo ha battuto 2-1, che è il stesso risultato anche dei giovanissimi contro la Lucchese. In questo caso la squadra che è andata sul 2-0 con i gol di Martelli, Giaupai e poi il gol su rigore della Lucchese con Dal Poggetto. Pontedera tutto qua 1-2, Pistoiese Livorno 0-2, Carrarese Prato 0-3, Modena Siena 6-0, lo stesso risultato, e degli allievi Gubbio Viterbese 1-2. Per questa classifica Livorno 28, Prato 27, Modena 24, Arezzo tutto cuoio 19, Lucchese 18, Carrarese Pistoiese 14, Siena e Gubbio 13, Viterbese 11, Pontedera a quota 2. So che Alessandro sei reduce anche dal corso per allenatori, che esperienza è stata? È stata una bellissima esperienza, ma ancora non è terminata, non è, perché il 30 gennaio avrò gli esami quindi, però una bellissima esperienza, primo perché insomma stare più di un mese, cioè 3 mesi a Coverciano per 3 volte la settimana, quindi parlare già di calcio dalla mattina alla sera e affrontare gli argomenti di calcio con professionisti che hanno fatto anche un po' la storia del calcio italiano, no? Poi avevamo il presidente del Natori come docente, Renzo Olivieri, che insomma è una figura abbastanza carismatica, con competenze incredibili, anche i colleghi che hanno fatto il corso con me, quasi tutti ex giocatori professionisti dei massimi livelli, quindi è stata un'esperienza bellissima. Ora cerchiamo di coronarla con l'esame e che possa andare tutto bene, però sicuramente formativa, dove ho preso un sacco di informazioni, un sacco di confronti, e poi nei confronti è ovvio che si prendono sempre spunti per migliorarsi e avere letture anche diverse, no, di quelle che avevamo fino al momento. E allora in bocca al lupo per questo. Crepi il lupo. Gli esami non finiscono mai, è proprio vero. Assolutamente. Grazie a Riccardo Buffetti, che seguirà dunque l'Arezzo femminile contro l'Imolese domenica prossima. 3 trasferte a Siena, la prima squadra ovviamente dell'Arezzo domenica alle 16:30, e poi sia gli allievi che i giovanissimi, anche voi di pomeriggio giocate? Alle 3, alle 2. Alle 2. E quindi insomma in bocca al lupo per questo triplo derby tra Siena e Arezzo. Grazie ad Elettra Fiorini, che ritroveremo presto, ci rivediamo la prossima settimana.